Taurianova è una cittadina di circa 16.000 abitanti, un tempo divisa in due frazioni, Iatrinoli e Radicena. Oggi annette a sé, oltre queste due località ormai unificate nel 1928, altre frazioni e contrade, San Martino, Amato, Pegara. Il Duomo di Taurianova è un edificio in stile romanico, con influenze gotiche e moresche. La chiesa originaria venne distrutta nel terremoto del 1736, ricostruita una prima volta nel 1737, ma un ulteriore crollo provocò la caduta della Torre dei Gemelli, annessa alla chiesa. I lavori per la costruzione di una nuova chiesa terminarono alla fine del 1929. La facciata è decorata con arcatelle e un rosone ed è fiancheggiata da due torri campanarie che la superano in altezza e che ricevono luce da alcune trifore. È a tre navate. Ad uno dei pilastri, che separa la navata centrale dalla laterale, è addossato un pulpito ligneo. L'altare maggiore è in marmo e su di essa è posta la statua della Vergine della Montagna, incoronata regina di Taurianova nel 1994. Opera in legno realizzata dal napoletano Michele Salerno, vissuto nel Settecento. La chiesa dell'Immacolata di Radicena, così chiamata per distinguerla dall'omonima del rione Iatrinoli, situata in via Roma, venne edificata probabilmente nel corso del 1800 e qualificata come chiesa sussidiaria.
rientra nella parrocchia di Maria Santissima delle Grazie. Fu decorata in stucchi da Fortunato e Vincenzo Morani da Polistena nel 1898. All'interno della chiesa troviamo una statua dell'Immacolata Concezione, a cui è appunto intitolata la chiesa. Maria, con il braccio destro, armato di clava, alzato per difendere Gesù in braccio a lei da un mostro.